Questo programma è offerto da Buonasera, buonasera tifosi azzurri, eccoci qua per questa bellissima diretta, siamo qui da Dimaro, quindi dalla piazza Ciro Esposito, e ho portato degli ospiti molto 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 interessanti che tra un po' andrò a presentarvi, ma prima innanzitutto devo far vedere i regali che mi hanno fatto i club presenti qui a Dimaro durante appunto il ritiro del Napoli. Guardate un po', Fratelli Partenopei, guardate che bella maglia. Quindi il Napoli Club Lombardia con la mitica foto di Maradona e poi Napoli Club Vicenza Partenopea 2014, quindi qui presente a Dimaro appunto in occasione del ritiro azzurro. Ma vado subito a presentare i miei ospiti. Partiamo da Alessandro Marrazzo di Calcio Napoli 24. Ciao Alessandro. Salve, buonasera a tutti. Poi il giornalista, nonché il nostro produttore di servizi incredibili, bellissimo, fa tutto praticamente, lui è un fatotum, Marco Di Bello. Ciao Marica, buonasera amici telespettatori, ben ritrovati con questa nuova puntata di Tutti a Dimaro con TV Luna. Ecco, e poi Dulcis in fundo, vi avevo promesso la valletta, ve l'avevo promessa bionda, ma noi preferiamo remore, per cui alla mia sinistra in fondo tutto, Elena che ci leggerà i messaggi da Trento. Guardate che bella ragazza. Buonasera Marica, ecco, buonasera a tutti. Fategli un bel applauso, perfetto. Così almeno la incoraggiamo un attimino. Ma partiamo subito a parlare dell'acquisto più sicuro per quanto riguarda il centrocampo, quindi di Kramer, questo centrocampista tanto voluto da Benitez. Siamo stati dietro a questo giocatore per tanto tempo, poi la trattativa sembrava chiusa, adesso sembra riaperta, anzi Bigon oggi proprio è partito per il centro Europa, penso che andava appunto a concordarsi con il procuratore di Kramer. Ma parliamo subito con i nostri opinionisti che ne sanno molto molto di più su questo giocatore e vediamo un attimino se questa trattativa effettivamente può andare a buon termine. Parto subito con Alessandro. Alessandro? Sì, sicuramente Kramer è un giocatore che piace molto a Benitez, lo segue da tempo. La trattativa si era un po' arenata per una scelta del giocatore a cui preferiva sicuramente altre piazze a Napoli, poi anche Fuller, che è il dirigente del Bayer Leverkusen, aveva confermato che il giocatore sarebbe stato un altro anno in prestito al Borussia Mönchengladbach, quindi diciamo la trattativa si era un po' arenata. In questo momento sì, Bigon è in Germania, quindi le ipotesi sono due: o è lì per cercare di riaprire in qualche modo la pista di Kramer, oppure è lì per Berami che sì. Sottolineiamo, oggi c'è stato un piccolo episodio diciamo un po' non gradito dai tifosi, ma soprattutto che ci lascia un po' riflettere, un episodio di nervosismo in campo, ce lo facciamo dire da Marco perché ne sa naturalmente molto di più e capiamo perché Berami si è comportato così, insomma vediamo un attimino cosa è successo.
Dunque, Marica, quello che si sa di certo è che Berami ha lasciato il campo di allenamento di Di Maro gettando a terra la maglia. Insomma, è un episodio sicuramente spiacevole che non sarà piaciuto, anzi non è piaciuto ai tifosi, lo commentavamo proprio poco prima di iniziare la diretta, e non sarà piaciuto nemmeno a Benitez e alla società. Le ipotesi che si possono fare, le ipotesi di cosa ci sia, ecco, dietro questo gesto sono tante. Non abbiamo la certezza che possa essere una cosa piuttosto che un'altra. Sicuramente il giocatore è teso, i nervi sono tesi, i nervi del giocatore, ma anche il rapporto tra Benitez e l'allenatore probabilmente è teso. Sappiamo che Berami comunque non è il centrocampista preferito dal tecnico spagnolo, si è parlato e si parla ancora di un suo possibile addio. Vediamo adesso l'evolversi di questa situazione e come la società commenterà questo episodio, se lo commenterà. Ecco Alessandro, ma questo episodio di nervosismo secondo te è dovuto a un'insicurezza di Berami nel fatto di rimanere o meno a Napoli? Cioè, potrebbe essere questa poi la vera causa di questo gesto? Beh, è la sua insicurezza? Sicuramente questa situazione, diciamo, di insicurezza che ha il centrocampista, che sicuramente è cosciente di non essere diciamo la prima scelta di Rafa Benitez, quindi se si dovesse liberare un posto a centrocampo, il più, insomma, il maggior indicato a lasciare Napoli è proprio Berami. Sicuramente va a influire un po' sullo stress del giocatore, comunque sta effettuando un ritiro, si sta preparando per la nuova stagione. Non sapere, magari, non sapere con sicurezza se rimarrà a Napoli o meno, certo, sicuramente ha potuto influire su questo gesto. Vorrei provare a stigmatizzarlo, certamente è un gesto condannabile. Poi andiamo a capire con Marco, diciamo, le caratteristiche, perché Berami poi dovrebbe stare a Napoli e perché ci serve un giocatore come Berami. Ma prima di passare a Marco passo subito al telefono perché c'è una chiamata. Pronto? Pronto, buonasera Mara. Marica, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama il suo nome? Io mi chiamo Massimo e ti chiamo da Rocca Monfina. Sì, allora, riguardo alla vicenda appunto centrocampisti, no? Cosa ne pensi di Kramer e anche del comportamento che magari ha avuto Berami oggi in allenamento? Non so se ci stavi ascoltando. Guarda, non posso dire, ma guardi, il fatto di Berami, vabbè, sono cose nervose, perché lui non è che non è intelligente, lui capisce che avendo un acquisto nuovo, sa che le valigie sono pronte. Certo. E invece per quanto riguarda Kramer, cosa pensi di Kramer? Ma Kramer è un giovane ottimo, perché poi in effetti comunque già fare una finale di Coppa del Mondo già deve essere un giocatore valido, altrimenti non è il caso di poter acquistare un giocatore che fa, insomma, una finale di un torneo amatoriale, è sempre una finale di Coppa del Mondo, e questo è sicuramente un biglietto da visita, perché il Napoli secondo me già l'ha preso da tempo fa Kramer, anche perché giustamente, come dicevi tu stamattina, che Kramer se gioca dopo non può giocare, allora la squadra dice ti faccio giocare e non mi qualifico, allora vado Flip e Panara. Va bene, allora ti saluto, ciao. Un'altra cosa, ma Angelo? Angelo stasera non c'è, ci sono io. Okay, stasera siamo a conduzione femminile. Ciao. Allora andiamo da Elena che ci reggerà un paio di messaggi, così almeno anche i nostri tifosi che ci seguono via SMS, ricordo anche il numero con cui potete interagire con noi, quindi in sovrimpressione lo vediamo. Passiamo subito ai messaggi, Elena. Buonasera. Allora, Marica, abbiamo tantissimi fan che ci scrivono, ecco, continuamente. Bene. Per esempio abbiamo una fan di San Felice a Cancello, Antonietta, che ci dice forza Napoli e grande De Laurentiis. Bene, quindi una signora fans del Dela. Vediamo un altro. Marica, sei la regina di TV Luna, complimenti. Grazie a te e l'altra componente femminile. Grazie. Bellissime, da un nostro tifosissimo da Napoli, Enzo. Bene, dai, leggiamone un altro, facciamo Non c'è due senza tre. Ecco, allora, un attimino. Va bene, intanto Massimo da Casoria, okay, per esempio. Sì.
si vede che ha una particolare passione per te perché si preoccupa per la tua incolumità. Scherzando ci dice: Angelo, vuoi trattare un po' più delicatamente Marika? Ultimamente sei un po' antipatico nei suoi confronti. Forza Napoli e forza Marika. Bene, bene, va bene. L'importante è l'ultima frase. Qui devi rispondere. No, ma non è vero, non mi tratta male, non è vero. State tranquilli, mi tratta benissimo. Poi, insomma, è bello morbido, per cui con questo freschino, insomma, si sta bene vicino ad Angelo. Marika, invece ritorniamo sulla questione Kramer. Volevo dire una cosa su Berami, se sì, mi consenti. Sì, sì. Allora, il gesto è sicuramente clamoroso. Io ne ricordo altri analoghi. Alessandro sicuramente lo ricorderà, quello di Balotelli, sì, che gettò la maglia quando però, militava nel posso... però molto più grave. No, quello no, voglio era... fare una differenza, sì, solo tra maglia e pettorina. Sicuramente. Una pettorina di allenamento, sì, io ho notato parecchie volte dopo l'allenamento che per una volta finito l'allenamento, la partita, i giocatori se la levano, la buttano per terra, certo, e la lasciano che... Sì, lasciano probabilmente... Che... Ovviamente è stato un gesto di stizza, però non penso che... Cioè, voglio credere che Berami, essendo un ragazzo molto intelligente, non avrebbe sicuramente buttato una maglietta da gara per terra davanti a una tifosa di terra. C'è anche la possibilità che si stia montando un caso sul muro. Esattamente. Dobbiamo, secondo è me un gesto brutto, è un gesto brutto, ma è da ma anche perché secondo me la stampa, insomma, la stampa e i media ci, diciamo tra virgolette, aspettano solo dei gesti del genere per fare titoli cubitali, che poi per innervosire l'ambiente, lo spogliatoio, quando invece magari può essere un gesto a sé stante che poi effettivamente poi non influisce. Si presta sul corso. Sicuramente si presta ai titoloni, esatto, i titoloni, sì, non c'è dubbio, sì, non c'è dubbio, Marika, sì. Sì. E allora io manderei il servizio di Kramer per farvi sapere più o meno questo giocatore, le caratteristiche, insomma, cosa è in grado di fare il campo e quindi che aiuto porterebbe alla rosa azzurra. Quindi Kramer. È ancora uno dei principali obiettivi del Napoli per il nuovo centrocampo. Lo stesso De Laurentiis ha espresso il suo gradimento per il tedesco Christoph Kramer. L'età c'è, il prezzo c'è, però secondo me è una decisione responsabile che spetta all'allenatore. Così il presidente del club azzurro sul giocatore reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo in Brasile, dove il CT della Germania Löw lo ha addirittura schierato al posto dell'infortunato Khedira nell'undici titolare che ha battuto l'Argentina nella finale di Rio. Tuttavia all'inizio la convocazione del classe 91 per la competizione calcistica più importante del pianeta destò abbastanza stupore, ma Kramer ha impiegato poco a convincere anche i più scettici, facendosi apprezzare per autorevolezza e grinta nei pochi minuti che lo hanno visto in campo, oltre che per le sue doti tecniche e tattiche, tutte caratteristiche che unitamente alla giovane età si sposano alla perfezione con la filosofia di De Laurentiis e di Benitez, il quale si sa nelle sue valutazioni tiene conto anche della duttilità, e di duttilità il 23enne tedesco ne ha da vendere. In virtù dei suoi 189 cm di altezza per quasi 90 kg di peso, che ne fanno un autentico catturapalloni in mediana, Kramer è infatti capace anche di trasformarsi in difensore. Se a tutto questo si aggiunge poi la sua buona visione di gioco, si fa presto a capire perché il giocatore è finito nel mirino del Napoli, che per il pupillo di Löw, di proprietà del Bayer Leverkusen, dovrebbe sborsare circa 15 milioni di euro. Allora, eccoci, un tuo giudizio su Kramer. Beh, sembra effettivamente il centrocampista che manca a Napoli. Speriamo che con i suoi centimetri e col suo peso vada a compensare anche quelle lacune evidenziate in maniera evidente l'anno scorso durante il campionato. Senti, prima parlavamo dell'episodio di Berami con te, no? Però tutto sommato vogliamo stendere non un velo pietoso, comunque vogliamo solvorare su questa cosa per non distrarre quello che è magari un lavoro che continua da dall'inizio del ritiro, no? Quindi per tranquillizzare un po' anche quello che è lo spogliatoio. Sicuramente il ragazzo, a mio parere, va capito. Fino a 2 anni fa era un pilastro di questa squadra e i tifosi lo sannavano. Dall'anno scorso è un pochino retrocesso nelle gerarchie della squadra. Quest'anno si vede messo sul mercato, al centro del mercato azzurro, quindi personalmente non lo vado a condannare. È un guerriero, a Napoli ha sempre dato il massimo. C'è un po' di nervosismo, quindi da capire. Secondo me è un ragazzo che va capito. Ok, perfetto, allora ritorniamo in postazione perché c'è una chiamata. Pronto? Bombarò non c'è questa sera.
Pronto? Non c'è questa. Ecco, vabbè, caduta la linea. Allora, parliamo di Kramer. Abbiamo visto le caratteristiche di questo giocatore che sono veramente salienti, ma ne parliamo più in maniera approfondita con Marco Di Bello e poi passiamo ad Alessandro. Allora, cara Marica, io non mi voglio ripetere, ho illustrato un po' le caratteristiche tecniche del giocatore nel servizio. Voglio sottolineare un altro aspetto di questo giocatore, di questa possibile operazione, un'operazione che il Napoli si appresterebbe a chiudere. Cioè il fatto che se Kramer dovesse venire a Napoli, con lui e con Jorginho ci ritroveremmo un centrocampo giovanissimo, 22-23 anni Jorginho, correggimi se sbaglio Alessandro, 23 anni Kramer, cioè con un centrocampo davvero molto giovane che insomma consentirebbe al Napoli di stare tranquillo per i prossimi 4-5 anni, qualora i due promettenti centrocampisti dovessero effettivamente esplodere, dovessero sbocciare, dovessero diventare i fuoriclasse che insomma sembra siano destinati a diventare. Ma Alessandro, secondo te perché si è lasciata un po' la pista a Mario Gomez, Javi Garcia, che comunque sembrava Mario Gomez di interesse per quanto riguarda la rosa del Napoli? Cosa è successo perché questo interesse si è un po' pacato? Semplicemente perché sono delle piste molto molto difficili, sia a livello economico che anche per le volontà dei giocatori. Purtroppo il campionato italiano non è al momento il campionato che scelgono, diciamo, la maggior parte dei giocatori dei top player europei, o certo, coloro quelli che praticamente cercano visibilità, la cercano, e soprattutto soldi, non lo certo, dimentichiamo. Non è sicuramente il più ambito. Non è sicuramente, purtroppo, il più ambito da qualche anno. Ma secondo voi, allora, chiedo a tutti e due, ma che ruolo avranno in questo caso Inler e Zemaili? Cioè, qual è che sarà il loro futuro, il loro destino? Il loro destino è sostanzialmente quello di rimanere a Napoli. Con l'utilizzo, intendo, no? L'utilizzo, sì, di sostanzialmente non... Se questo dovesse essere la rosa e non dovesse arrivare nessuno, sostanzialmente è quello dell'anno scorso, non dovrebbe cambiare molto, anche perché non vorrei essere pessimista, ma comunque non è da escludere anche il fatto che possa anche non arrivare nessuno. Il problema è... Beh no, De Laurentiis ha detto che i giocatori verranno presi, verranno acquistati, quindi ci ha dato delle garanzie. Il discorso di De Laurentiis è da prendere con le molle, nel senso, De Laurentiis ha promesso che arriveranno dei giocatori di cui il Napoli ha bisogno e che soprattutto Benitez vuole che siano ideali per il modulo di Benitez. Ma sia Benitez che lo stesso De Laurentiis in varie conferenze stampa hanno detto che comprare tanto per comprare non lo faranno. Se dovesse arrivare un giocatore utile a fare quel salto di qualità a centrocampo del Napoli, ben venga. Se non dovesse arrivare, sicuramente non spenderebbero soldi per qualcuno che non andrebbe a migliorare la situazione al centrocampo. Sì, allora sentiamo anche Marco. Un fatto è certo, Benitez vuole due giocatori per ruolo, quindi il Napoli deve avere in rosa almeno quattro centrocampisti. Attualmente ne ha quattro. Iller e Jorginho, quelli sono quelli che certamente non andranno via. Potrebbe arrivare Kramer, e quindi a questo punto uno tra Berami e Gemaili dovrà andare via. Ma se dovesse andare via anche l'altro, quindi sia Berami che Gemaili, allora io credo che la società dovrà tornare sul mercato per prendere un quarto centrocampista, che a questo punto potrebbe essere un uomo di esperienza come Lucas Leiva o lo stesso Sandro. Secondo me Suarez molto difficilmente, perché costa tantissimo, siamo oltre i 20 milioni di euro. Secondo me se c'è, a parte Kramer ovviamente, se ci dovesse essere qualche possibilità di prenderne uno di tra i nomi che stiamo facendo, sicuramente quello il più probabile è Javi Garcia, anche certo, perché c'è un contatto con il Manchester City che lo dà in prestito, darebbe in prestito oneroso. Il prestito oneroso, il giocatore prende 4 milioni a stagione, quindi diciamo più o meno dovrebbe essere lo stesso sulla falsa riga dell'acquisto di Reina dell'anno scorso. Ovviamente
Poi l'ingaggio del giocatore sarebbe poi diviso tra il Manchester City e il Napoli. Ora o 2 milioni il Napoli, 2 milioni il Manchester, oppure qualcosa in più il Napoli e qualcosa in meno ecco, il Manchester. Allora io mi trovo vicino a un tifoso invece adesso che ci dirà la sua opinione per quanto riguarda l'acquisto di Kramer. Sappiamo che Bigon è andato via dal ritiro, è andato in Germania, è volato quindi verso il giocatore naturalmente per gli ultimi accordi. Vogliamo sapere cosa ne pensavi di questo centrocampista e se poteva fare la differenza a Napoli. Diciamo che lo conosciamo poco, però sembra di buona prospettiva, si spera ecco, che possa ambientarsi, perché comunque i tedeschi non sempre hanno avuto un ambientamento facile in Italia, però ci fidiamo di Benitez, ecco. Noi ci mettiamo le mani di Benitez. Per quanto riguarda gli altri centrocampisti, cioè quelli rimasti a Napoli, quindi Berami, Zemaili, Hiller, tu che ruolo gli daresti a questo punto se arrivasse un centrocampista forte come Kramer? Sicuramente Hiller e Berami li terrei, forse Zemaili potrebbe andare via, visto che non ha trovato una collocazione fissa nel Napoli, un ruolo ben preciso. Berami lo terrei, sinceramente. Ok, perfetto, allora ritornerò dopo dai tifosi, ma adesso abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, finalmente Marica, sono riuscito a prendere la linea. Ecco, meno male, da dove sono ci chiami? Sono Donny da Roma, sono Donny da Roma. Sì, ciao. Commentato il Zacchi di Massaggio al direttore per dire di cambiare questo numero che non si riesce. Quell'altro ci riuscivo, questo cellulare, chissà perché, 7 giorni finalmente ci sono riuscito. Ma noi abbiamo 2 numeri, uno per gli sms e quindi c'è scritto... Sì, ma quello lo so. E uno per la diretta. Avevano un altro numero prima di cellulare, che era molto più facile. Bene, io vabbè, comunque... Va bene, comunque volevo tutto ringraziarvi per tutto quello che state facendo. Grazie. Finalmente ho conosciuto il grande giornalista che ci fa tutti i bei servizi del sì, Napoli. Sì, è vero, Marco è proprio colui che mette Marco tutte le musiche, poi, che ci fa tutti Marica, i servizi. Marica, senti, piacere qui mio. A Roma, sì. Qui a Roma il Napoli non viene considerato. E noi non consideriamo la Roma. No, no, ti spiego subito. Sì. Io ho telefonato per fare una chiamata polemica nei confronti dei molti tifosi del Napoli. Io non so perché telefono solo per criticare. Ho sentito alcuni, brava. Ho sentito cose inverosibili, cioè il Napoli non compra nessun campione, ma si sono scordati i giocatori che hanno comprato l'anno scorso il Napoli. Io faccio i nomi. Caleon, Uguain, cioè ma come questi tifosi che telefonano? Ma io secondo me non sono tifosi del Napoli. Poi abbiamo un presidente che finalmente, Marco Di Bella lo sa, su 10 anni abbiamo veramente un presidente che segue la squadra. Io qui a Roma, la Roma e la Lazio, non viene eseguita come De Laurentiis. De Laurentiis sta lì presente e sai qui quanta polemica ci sono. L'ultima domanda che volevo fare il giornalista è questa. Sì. Allora, ve la do io l'ultimissima. Qui a Roma tu sai, tu conosci Sette Gold, no? Come no? Marica. Io lavoro a Sette Gold. Lo so, lo so. Io te l'ho fatta apposta questa domanda. Sì. Se danno per sicuro l'acquisto di Kramer. Quindi Bigon è andato lì per chiudere. Al beh, ma noi, noi carissimo ce lo aspettiamo questo colpaccio di mercato. No, anche... a me piace moltissimo quel giocatore perché... ha tante qualità. Sì. Una domanda volevo fare a Marco. Sì. Secondo voi per quale motivo il Napoli non può essere interessante Paletta in sostituzione di Britos? Perché adesso glielo chiediamo. Si... grazie. Ecco, vi saluto, ciao, grazie. Grazie, ciao Marco, rispondiamo al nostro telespettatore. Allora, il Parma è una bottega carissima. Ghirardi, giusto, il Ghirardi, il presidente del Parma è veramente veramente carissimo. Il Napoli mi sembra che abbia avuto in passato, forse a gennaio, un timido contatto con il Parma per Paletta, difensore argentino, ma Ghirardi ha chiesto una somma esagerata e il discorso si è chiuso lì. Faccio una parentesi, a me Paletta non piace, secondo me ha fatto un mondiale pessimo, penso che sia stato tra i peggiori. Ha fatto una partita dell'Inghilterra, infatti poi non ha giocato più, quindi secondo me Paletta non farebbe a caso nel Napoli.
tanto vale tenersi. Allora Marco, ti interrompo perché la signora voleva confermare ciò che avevi detto tu. Pessimo. Quindi Paletta lo bocciamo. No, ma proprio se lo può tenere Girardi e tutto il Parma, perché ha fatto un mondiale da brividi. Ma non in senso positivo, eh. Magari in campionato poi ci stupirà. Però da quello che abbiamo visto, ho guardato il mondiale e a me Paletta non è proprio piaciuto per niente. Ma i nostri invece giocatori al mondiale, cosa ne pensa lei signora? Le sono piaciuti al mondiale? Allora il mondiale nostro è stato un mondiale molto sottotono. Mondiale secondo me partito con delle scelte sbagliate. Sì. E delle scelte diciamo dettate non lo so da quali motivi, ma non da scelte di carattere squisitamente tecnico. E poi posso dire solo una cosa, che la nostra nazionale quest'anno ha avuto come spunto, ad eccezione dei vecchi senatori del calcio quale Buffon, Pirlo, certo, ha avuto come caratteristica l'immaturità. Cioè in realtà io li ho visti approcciare in maniera non matura, certo, alle grandi partite. Mentre in realtà la Germania, la quale è arrivata in finale ragionando fino all'ultimo con la mente, infatti l'Argentina l'ha lasciata poco prima, no? Nei minuti supplementari, mentre l'Argentina già pensava ai calci di rigore, la Germania anche negli ultimi minuti dei tempi supplementari ha pensato di vincere la partita. Questo sta a testimoniare che il gioco del calcio è un gioco soprattutto di testa. Brava signora, allora sia qua che così meno, tante volte veniamo da lei che mi sembra abbastanza competente, ma adesso andiamo dalla nostra Elena perché penso che siano arrivati un po' di messaggi. Elena, li andiamo a leggere, prego. Hai ragione Marica, stanno continuando ad arrivare, leggiamone qualcuno, vai. Allora, il nostro caro amico da Porticelli ci augura buona serata prima di tutto e ci dichiara che ha fiducia in Benitez e nel presidente. Forza Napoli, un saluto ad Alessandro Marazzo. Ecco. Questo fa piacere, i tifosi che hanno fiducia nel presidente e nell'allenatore. Vedi, non ci sono solo tifosi critici, questo era... ma soprattutto nell'allenatore. Alessandro, parliamo un po' di Benitez, che secondo me è stato veramente calmo anche di fronte alla reazione di Bellamy in campo, quindi grande maturità del nostro allenatore, ma parliamone pure con te, prego. Ma se c'è un vero fuoriclasse in questo Napoli, indiscutibile, è proprio Rafa Benitez. Benitez è uno dei migliori allenatori al mondo, e nessuno come lui sa gestire una rosa, secondo me, e sa farlo senza essere un protagonista come Antonio Conte o come José Mourinho. Quello che ha fatto con Bellamy non lo so, perché Bellamy ha abbandonato l'allenamento, Benitez ha continuato con il resto della rosa, ma sono sicuro che dopo avrà parlato a quattro occhi con il giocatore e si saranno chiariti, o insomma avrà sicuramente chiesto i motivi del gesto e avrà saputo cosa dire al giocatore. È una persona che, nonostante la pacatezza e la bontà che trasuda praticamente da tutti i pori, sa usare il pugno duro, e si è visto con Caglione questa mattina. Qua Maricas è stato allontanato semplicemente perché non si allenava con l'intensità che Benitez richiedeva. Tutto qua. Marica, Benitez è così amato che se se ne va l'anno prossimo, per esempio, facciamo le corna, scoppia la rivoluzione a Napoli, questo te lo dico io. Questo sicuramente. Allora io voglio che questa ragazza, che è bellissima, inquadriamola, faccia un bel saluto perché voleva salutare qualcuno a casa. Allora saluto mia zia da Napoli. Bene, come si chiama la zia? Dora. Dora, andiamo anche di qua, vediamo un po'. Signora, chi saluta? Ah, mia zia Dora. Ah, pure sua zia si chiama Dora, tutti Dora si chiamano. Lei? Saluto a Bari, barese. Ah, perché tu vieni da Bari? Ma cosa c'entra col ritiro del Napoli? Sei curioso? Sì, no, ci appassiona, perché è una squadra del sud. Quindi tifiamo Napoli, no? In caso che il Bari, insomma, siamo un po' messi male. Che quest'anno vinca lo scudetto il Napoli. Senta, questione Kramer, cosa ne pensa di questo centrocampista? Un grosso giocatore, sì, un forte giocatore. Al Bari ci vorrebbe. No, va meglio al Napoli. Beh, meglio al Napoli. Al Bari ci vorrebbe qualcosa in più. Per lo scopo dello scudetto. Certo, chiaro.
Chiaro, chiaro, chiaro. Allora andiamo qua dietro. Signora, lei chi saluta? Mia zia Rosaria. Rosaria, da dove? Da Napoli. Da Napoli, sempre da Napoli. Kramer come lo vede? Speriamo. Speriamo, eh. Sa che Bigone è andato in Germania proprio per parlare con col giocatore? Sembra che la trattativa sia proprio chiusa quasi. Me lo auguro, ce lo auguriamo tutti. Bene, allora andiamo anche di qua. Signora, chi saluta? La mia mamma e il mio papà che mi stanno guardando. Io vengo dal Sorrento. Ecco, bellissimo, bellissimo. È pieno di turisti adesso. Ho fatto tantissimi chilometri per seguire il mio Napoli, che è la mia vita. Come l'ha visto il Napoli in questi allenamenti? Abbastanza bene. Anche gli acquisti nuovi che sono arrivati. E speriamo che Kramer, non si sa, è un punto interrogativo. No, sembra che è quasi fatta per questo centrocampista. Non lo conosco, quindi non posso giudicare. Beh, io sono del parere che prima di giudicare bisogna vedere l'opera. Però Rafa Benitez è la nostra garanzia. Io mi fido tantissimo di lui, tantissimo. Bene, allora ritorno tra voi, poi ritornerò tra i tifosi perché è importante anche sapere il loro parere. Ma andiamo subito al telefono perché vedo la spia che si accende. Pronto? Ciao Marica, buonasera, sono Enzo. Sì, buonasera. Complimenti per tutto, Marica. Grazie mille, grazie. Cosa ne pensi di Kramer? È un bel giocatore Kramer, a me piace, speriamo che arrivi. Speriamo. Speriamo che arrivi. Io volevo fare due considerazioni. Complimenti Prego. Comunque a Di Bello per i servizi, soprattutto quello della Champions, grazie, da brividi. Grazie. A proposito della Champions, siamo quasi avvicinando al preliminare. E io credo che quest'anno, come hanno detto i tifosi, Benitez è una garanzia perché il Napoli deve trovare la continuità che non ha avuto con le squadre piccole, naturalmente aggiungendo Kramer e magari Avi Garcia con un centrocampo, con Kramer, Avi Garcia, Hiller e Jorginho sarebbe un grandissimo centrocampo. E poi naturalmente ci affidiamo al nostro capitano Mare, che ha Zuniga, che non abbiamo avuto, e poi ce la giochiamo con le squadre che ci hanno preceduto in classifica. Questo secondo me sono i tre fattori che ci possono far fare un grande campionato, Marica. Adesso chiediamo subito a loro che ne sanno forza un po' di Napoli. Sempre, sempre forza Napoli, ciao ciao. Ma chiediamo allora, è stato fatto il nome di Jorginho. Secondo voi con l'arrivo di Kramer Jorginho subirà la panchina, quindi sarà in questo caso una perdita per il Napoli, o Benitez cercherà di integrarlo in determinate partite? Allora partiamo subito da Alessandro. Secondo me no. Perché? Secondo me se dovesse arrivare Kramer sarebbero loro la coppia titolare, Kramer e Jorginho. Probabilmente sarebbe forse Hindler quello che dovrebbe lasciare spazio al tedesco, se il tedesco ovviamente dovesse arrivare. Però ovviamente non dimentichiamo che ci saranno tanti impegni, tante partite, e anche per questo ci sarà spazio per tutti. Difficile comunque. È un'ipotesi mia, difficile poter dire che ci sia una coppia titolare indiscutibile, anche perché se dovessi sceglierla tu la coppia a centrocampo in questo momento con i giocatori a disposizione, naturalmente prevedendo anche l'arrivo di Kramer, chi metteresti come titolare? Io ho Jorginho Kramer. Jorginho Kramer, sì. Quindi praticamente in panchina Berami, Zemaili e Hiller. Non credo, perché se dovesse arrivare Kramer qualcuno dei tre partirà sicuramente. Scusami, il famoso centrocampista quindi di rottura, il cosiddetto carro armato. Ma che quindi noi abbiamo è il centrocampista che non vuole Benitez. Benitez vuole un Kramer. Ecco, parliamo con Marco di cosa vuole Benitez, sì, a centrocampo. Chiariamo un po' di idee. Guarda Marica, velocemente, perché vedo che già c'è una telefonata. Io dico soltanto una cosa: Benitez, a differenza di Mazzarri, utilizza quasi tutti i giocatori della rosa. Mazzarri ha giocato con 13-14 giocatori nel periodo in cui è stato a Napoli. Benitez utilizza tutti, e in genere utilizza quelli che lui trova più in forma, oltre che più adatti, e poi più adatti al suo modulo. Quindi secondo me ci sarà spazio per tutti. Quindi non voglio nemmeno, diciamo, dare la mia coppia di centrocampo. Secondo me devono giocare più in forma. Ok, allora pronto, andiamo al telefono. Pronto? Marica, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Buonasera Marica, sono Pasquale, chiamo da Ercolano. Ciao Pasquale, dici tutto. Niente, a me il Napoli di quest'anno mi sta piacendo. Comunque secondo me i tecnici
interessati stanno sondando sotto traccia. Sì. Io appena ho sentito che Bigon è partito stamattina per la Germania, e già ho fatto un piccolo pensiero. Speriamo che ci riesca questo pensiero, perché veramente è un gran bel giocatore. Non è un fuoriclasse, non è un top player, però è un cagnaccio. Bene, bene, allora andiamo invece allora, Marica, sì. Marica, aspetta, ti volevo far salutare da mia moglie, perché tutte le domeniche ti guarda per la 7. Va bene, me la passi, me la passi. Salutare. Me la passi. Subito. Buonasera Marica. Buonasera signora, buonasera, grazie per il suo interessamento. Tutte le domeniche, allora noi siamo in due persone, no anzi, abbiamo i figli sposati. Allora una guarda dalla camera e un'altra io ti guardo sulla 7. Grazie. Con Fesse, l'altro il tuo collega Fesse che sta sì. insieme quando si fa, ma io mi diverto un mondo, che devo dire? Meno male che facciamo divertire signora, meno male. Bello, bello, bello. Va bene, comunque, le saluto Pesce e mi raccomando ci segua. Ciao Marico, un bacio sempre, forza Napoli. Sempre Marica. Signora, un bacione a tutto Ercolano. Allora Marica, andiamo ai messaggi. Marica. Sì. Marica. Sì. Posso dire una cosa? L'ultima che andiamo ai messaggi. No, dopo l'ultima. No, a vola, ma il signor Angelo non c'è. No, stasera non c'è, stasera ci sono io. Sono un po' più ridimensionata. Allora, No, volevo dire che l'altro ieri ha rovinato una trasmissione ospitando a Tascone. Va bene, non parliamo di chi non c'è. Ciao! Allora andiamo ai messaggi. Elena. Antonio da Pollena. Pollena. Ci scrive che avrebbe una domanda per il nostro giornalista Alessandro Marazzo. Sì. Chiede, esiste un caso Insigne dopo gli ultimi episodi? Rispondiamo un po'. Posso rispondere, Marica? Prego. Ma non esiste più un caso Insigne. Insigne non ha parlato alla festa di presentazione della squadra. Il giorno dopo i giornalisti, in occasione della presentazione della maglia, gli hanno chiesto i motivi. Lui ha detto che lo ha fatto per rispetto verso Ciro Esposito e la vicenda si è chiusa lì. Bene, allora facciamo rispondere pure ad Alessandro, poi vado in mezzo al pubblico, così almeno vado a captare un po' i sentimenti per quanto riguarda questo centrocampista. Allora. Concordo con Marco, non c'è un caso. Kramer. Anche se magari una parolina, forse Insigne l'avrebbe potuta dire. Niente di più, o magari spiegare semplicemente i motivi per cui non voleva festeggiare, diciamo, con la squadra, però sicuramente un motivo nobile e quindi va capito. Si è voltato pagina. Sì, si volta pagina e si va avanti. Ecco, allora mi trovo qui Kramer. Kramer non arriverà. Perché? Perché è solo una presa in giro. Ma non è vero, perché Bigone è partito oggi. Kramer sì, il nome che sta circolando è un ottimo elemento, però secondo me dovevamo già acquistarlo molto prima, visto che il presidente vuol vincere lo scudetto si vince già con le base, parte da qui, da Terimaro. Beh, guarda che sono ancora 30 giorni di tempo per acquistare, però tu mi insegni, quando c'è tutti gli elementi a disposizione, visto che dobbiamo affrontare anche una preliminare, forse era opportuno acquistare prima qualcosa. Allora Kramer, passiamo di qua. Kramer è un giocatore che gioca la finale della Coppa del Mondo, sicuramente è un giocatore che fa a caso nostro. Non dico che è difficile, sarebbe un buon acquisto, speriamo in bene. Bene, ma nel caso non dovesse andare a buon fine la trattativa, cosa che io ho i miei seri dubbi, qual è il giocatore che ti ispira di più a centrocampo? Io credo che Garcia, quello del Manchester City, abbia i requisiti giusti per giocare nel centrocampo di Benitez, anche perché è spagnolo, lo conosce bene Benitez, che è la nostra garanzia, come ho detto anche l'altra volta. Bene, allora andiamo di qua che c'è spazio anche per le donne. Allora, chi stavi chiamando? No, mamma, perché ci stanno guardando. Mamma, saluta, alzati e saluta mamma. Ciao. Come si chiama? Carmela. Carmela, ti salutiamo. Ciao mamma. Ecco, Carmela, allora cosa pensi del Napoli? Ti è piaciuto, ho visto gli allenamenti? Sì, ci è piaciuto in questi giorni il Napoli.
volevo fare gli auguri al capitano Marek Kamsik, che oggi ha fatto 27 anni, e anche a Pandev, che oggi ne ha compiuti 30. E dopo gli dedicheremo un applauso, servizio. Un applauso. Allora, io ritorno a sedermi perché andiamo a vedere un attimino gli altri messaggi che ci sono arrivati. Elena, prego. Guarda, Marika, ho trovato uno bellissimo. Bene. Da un nostro telespettatore da Cava dei Tirreni. Sì. Un attimino. Cosa dice? Qua arrivano, continuano ad arrivare le chiamate. Continuando ad arrivare una marea, ecco, di messaggi. Non chiamate qui, ma sul numero che vedete in sovrimpressione, quello della diretta. Marco, tu intanto che... Sì, no, io volevo dire una cosa. Ho sentito molti tifosi scettici su Kramer. Ma io voglio chiedere una cosa. Ma secondo voi Bigon prende l'aereo, va in Germania e poi se ne torna a mani vuote? O compra o vende qualcuno? C'è poco da fare. O mi sbaglio? Ah, assolutamente sì. Beh, io penso che se Bigon abbia preso questo aereo, abbia preso questo impegno, abbia lasciato il ritiro, sia volato in Germania, qualcosa c'è. Oltretutto, se si sono lasciate anche le piste di Javi Garcia e di Mario Gomez, e quindi il Bigon si è andato diretto verso Kramer, vuol dire che ci sono delle trattative in corso, e penso che la trattativa si faccia a breve. Ma volevo ritornare sul discorso appunto squadra, quindi sul discorso Benitez. Quanto può influire in questo momento, che i nervi anche in campo sono abbastanza tesi, la mano ferma di un allenatore come Benitez e anche la sua esperienza internazionale? Chiedo ad Alessandro, poi passiamo a Marco. Tantissimo, e non c'è persona migliore per gestire un gruppo. È una persona che cura anche molto il lato psicologico dei ragazzi e sa come prenderli uno a uno. È una persona che parla molto con i giocatori, quindi nessuno meglio di lui può motivarli e spingerli a fare una grandissima stagione. Ok, Marco, Marica, e poi andiamo al telefono, sì, che c'è già una chiamata. Nell'incontro a Folgarida con i tifosi, De Laurentiis ha detto una cosa importantissima, ha detto Benitez ha le spalle larghe, uno in grado di gestire le pressioni dello spogliatoio, ma soprattutto, oltre ad essere una persona molto umana, è un grande psicologo. Io credo che Benitez sia perfettamente in grado di gestire queste situazioni, ma anche situazioni molto più spinose, più gravi, più importanti di quella di che si è verificata oggi pomeriggio. Ok, Marco, grazie, andiamo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera Marica. Buonasera. Non sento. Volevo dire, ho sentito che Bigon è partito in Germania sia per vendere bravi che per acquistare bravi. Sì. Lo sapete, è vero. E volevo sapere anche se passi quando si arriverà a attaccare. Grazie, buonasera. Non ho capito bene. Chi è che ha capito? Se vuole sapere se è vero che Bigon è andato in Germania per l'affare. Sì, è vero, ha lasciato il ritiro, è partito e secondo me è andato proprio a trattare per l'acquisto di questo giocatore, che sembra che è ad un passo. Ricordiamo le caratteristiche di Kramer, magari facciamo così una carrellata con i nostri due opinionisti, i nostri due giornalisti, che ci dicono un po' come mai proprio Kramer per il centrocampo, quali caratteristiche ha Kramer, anche se abbiamo visto il filmato prima, ma magari c'è gente che si è sintonizzata adesso, gente comunque che è arrivata adesso, e diciamolo in poche pillole, ecco, riassunto di questo, delle caratteristiche di Kramer. È giovane, ha qualità e quantità, quindi è bravo nel gioco di impostazione, è bravo anche in interdizione, è il centrocampista ideale per la sua duttilità per il gioco di Benitez. Prego. Giovane ed universale, quello che chiede Benitez. Quale sarà poi il giocatore e di quale squadra dovrà scontrarsi Kramer a centrocampo per vincere appunto la partita? Quale sarà il giocatore più ostico? Ma sicuramente, per come la vedo io, più che il giocatore ostico, diciamo, il modulo di Benitez potrebbe soffrire il trequartista avversario, il giocatore che gioca dietro le punte. Proprio per questo Benitez ha bisogno di un giocatore che sappia sia interdire che impostare. Su questo sicuramente Kramer, come chiunque dei centrocampisti europei, abbia le caratteristiche di questo giocatore, saprebbe sicuramente come
come fare. Allora, vi lascio adesso per qualche secondo per un piccolo piccolo spazio di pubblicità, ma ritorniamo subito, non cambiate canale, TV Luna, perché è la TV più azzurra che c'è. Prego. Più buoni e più vostri. A Sfugliatella Bar conquista la Champion e fa gol con pasticci e fornelli. Da 20 anni leader dell'export online dei prodotti di pasticceria tipici napoletani, artigiani nel mondo, protagonisti assoluti dal dolce al salato. A Sfugliatella, con la new entry del catering, è pronta a scendere in campo a casa vostra. Buffet per feste, friggitorie e pizza alla pala con i top player della professionalità, ingredienti ad alta e garantita digeribilità. A Sfugliatella pasticci e fornelli, più grandi, più buoni, più vostri e più belli. Il marchio SNAI è da sempre sinonimo di scommessa. Se ti piace puntare sulla fortuna, nei punti SNAI della Campania trovi il paradiso dei giochi. I punti SNAI vantano soluzioni tecnologiche all'avanguardia e offrono al cliente un nuovo concetto di agenzia di scommesse. Dinamico, veloce, giovane e interattivo. Scommesse, sala slot, locali accoglienti, gestiti con esperienza e professionalità. Punti SNAI in Campania, dove la scommessa è tutta da vincere. Amore, hai saputo che hanno ripreso il collegamento veloce tra Pescara e la Croazia? Certo! La SNAV, a partire dal 19 luglio, effettuerà partenze DAI per Kvar e Spalato in Croazia. E ci sono convenientissime offerte straordinarie. A partire da 69 euro tutto incluso a passeggero, con auto o moto al seguito. SNAV, ho tanta voglia di Croazia! Info e prenotazioni nella tua agenzia di viaggi o su snav.it. Non perdere questa occasione. Le tariffe agevolate sono fino a disponibilità posti assegnati. Dall'8 al 10 agosto torna a Cancello Arnone l'attesissima Festa della Mozzarella, la manifestazione giunta alla 37esima edizione che esalta i sapori della vera diva della gastronomia italiana, io, la mozzarella di bufala campana DOP. Venite a festeggiarmi a Cancello Arnone, siete tutti invitati agli spettacoli gratuiti di Parafunky, Samuel Hawkins e Made in Sud. E il 10 poi, gran finale con Gigi D'Alessio e Fuochi d'Artificio.
Eccoci ancora in diretta. Ricordiamo che siamo a Di Maro, dalla piazza Ciro Esposito, così l'abbiamo voluta nominare in onore appunto del tifoso che purtroppo non c'è più, ma io mi trovo vicino a una bambina simpaticissima che è venuta qua. Marica, mi fai l'autografo? E te l'ho fatto. Ho detto, però deve fare un saluto a papà e mamma. Ciao papà e mamma. Come si chiamano? Mamma Mara e papà Sandro. E il fratellino Antonio. E il fratellino Antonio. Allora, salutiamo tutta la famiglia. Tu sei qua con i nonni, mi hai detto? Sì. Per vedere il Napoli? Sì. Ecco, meno male. Ecco, allora salutiamo tutta la famiglia di questa bambina. Ciao. E andiamo con il prossimo servizio. Però prima vi voglio dire che oggi è una giornata molto molto speciale. Marica, scusami, ti voglio interrompere un minutino. Perché voci proprio di pochi istanti fa dicono che tra qualche giocatore potrebbe serpeggiare il nervosismo in quanto la società non vuole cederlo. Queste sono l'ultimissima voce, ecco, che circola. E domani andremo più in maniera approfondita a vedere questa notizia e tutte le informazioni relative. Ma adesso dobbiamo dire una cosa importante, che oggi è il compleanno di due giocatori del Napoli, due pilastri, se vogliamo dire. Il primo è il compleanno di Marek Hamsik, quindi facciamogli un applauso perché oggi il capitano compie gli anni. 27 per l'esattezza. E un altro giocatore che compie gli anni proprio oggi è Goran Pandev. Facciamo un applauso anche a Pandemonio. Ecco. Giocateveli anche, 27, 31. Ecco, perfetto. 31 anni Pandev e 27 Hamsik. E adesso manderemo appunto in onda i gol di Hamsik e staremo a vedere appunto anche voi del pubblico cosa ne pensate di questo giocatore e quale ruolo sarà quest'anno di Hamsik all'interno del Napoli. Guardiamoci il filmato. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. Applauso.
Grande capitano, grande, grande, grande. Ma subito andiamo al telefono perché c'è una chiamata. Pronto? Pronto? Caduta la linea. Messaggi, Elena, messaggi, messaggi. Andiamo ai messaggi. Allora, un nostro tifoso, Stefano da Biella, ha una domanda per Alessandro. Hamsik, quest'anno riuscirà a calarsi con maggiore efficacia nel modulo di Benitez, raggiungendo i livelli degli anni passati? Rispondiamo al nostro tifoso che ci scrive. Prego. Spero e credo di sì. Hamsik è un giocatore indispensabile per questo Napoli, è cresciuto e si è unito a questa maglia, ha sempre dichiarato amore per questa maglia, è il capitano del Napoli, ha avuto una brutta stagione, sicuramente è stato sfortunato, ha avuto degli infortuni non gravi ma molto fastidiosi, non è riuscito ad entrare, a rientrare nel campionato, a mantenere le buone premesse di inizio stagione, però sicuramente ha sia il carattere che la stoffa per riprendersi e dare quel plus a questa squadra. Ok, altro messaggio, Elena. Daniele da Portici è del parere che Kramer non è l'unico che dovrebbe essere acquistato, ma anche Lucas Leiva, che secondo il nostro telespettatore è un giocatore affermato e se non sbaglia il costo non è neanche tanto elevato. Perché si è abbandonata la pista di Lucas Leiva, Marco? Non si è abbandonata. Allora, accantonata di qua, io credo che di qui al primo, il 2 settembre, quando finirà il mercato, si possono ancora fare tantissime operazioni. Ripeto, i centrocampisti a disposizione di Benitez dovranno essere 4. Quindi con Kramer sono 5, uno dei 5 dovrà attualmente in rosa, se arriverà Kramer, è ovvio, uno dovrà andare via, se andrà via un altro ne arriverà un secondo nuovo. Allora andiamo al telefono, pronto? Ma che bella stessa cosa, fate vedere, siete ridicoli. Pronto? Basta. Allora andiamo giù e andiamo invece tra i tifosi, perché è loro l'opinione che ci interessa. Allora, Kramer, ci siamo quasi, Bigone è partito, è andato in Germania e arriverà. Cosa pensi di questo giocatore? Ma incrociamo le dita, speriamo che effettivamente arrivi e che comunque ci siano anche poche cessioni, perché per lottare in entrambi i tornei tra campionato e Champions League ci vuole una bella rosa, ecco, come diceva prima Marco Di Bello, sì, che praticamente Benitez è la persona giusta che potrebbe anche gestire una rosa ampia, ma lo speriamo comunque. Grande fiducia a Benitez. Sì, quello sì. Allora, lei sempre al telefono. Allora, andiamo di qua. Kramer contro Kramer. Mi trovo qui con questo signore. Da dove viene? Da Torino, tifoso del Napoli però. Per forza, sempre. Come si ci sente essere tifoso del Napoli a Torino, campo nemico? È molto, molto importante. Molto importante. Bene, Kramer, parliamo di Kramer. Come lo vedi questo giocatore? Sembra che ci siamo quasi. Ma io l'ho visto ai mondiali e mi è apparso un giocatore che potrebbe fare bene per il Napoli. Bene. Tifosa del Napoli? Sì. Chi volevi salutare? Hamsik, che oggi compie gli anni. Fagli un augurio ad Hamsik, dai. Auguri, Hamsik. Ci credi nel capitano, eh? Sì. Ti piace Hamsik? Dai. Sì. Quella cresta lì così, vero? Allora, andiamo da questo signore, andiamo. Con chi parlo? Con Marco. Marco, da dove vieni? Sono a Milano, però sono di Napoli, da 2 mesi sono a Milano. Cosa ci fai a Milano? Lavoro, per lavoro. Cosa fai? Sono educatore, lavoro con minori. Allora devi educare i milanesi a tifare Napoli, bravo. Allora parliamo di Kramer, perché Kramer sembra uno di quei nomi più tangibili, insomma gettonati, cosa ne pensi? No, per me è un ottimo acquisto, poi sempre un giocatore di esperienza internazionale, speriamo che arrivi. Pensi che ci sia spazio per gli altri centrocampisti? Io penso di sì, l'unica cosa che possiamo essere sicuri, ci dobbiamo fidare di Benitez, perché questi giocatori stranieri li abbiamo visti, però non è che li conosciamo più di tanto, per cui come l'anno scorso con Calleone, con Mertens, ci siamo fidati di lui e ci dobbiamo ancora fidare di lui.
Bene, secondo te gli altri centrocampisti che rimangono, quindi un po' in bilico, Berami, Zemaili, Hiller, che ruolo avranno in questo Napoli con l'arrivo di Kramer a centrocampo? Io Gargano e Berami non li toglierei perché comunque possono sempre tornare utili. Servono per il contenimento, per l'aiuto della difesa, per cui non li toglierei. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo di qua anche a sentire quest'altra campana. Allora mi trovo vicino a Mariano da Caserta. Mariano, da quanto tempo è che sei qua di Maro? Da lunedì scorso, domani vado via. Vai via domani. Come ti è sembrato questo ritiro? Tira le somme. Guarda, assolutamente positivo. Io, al di là dei prossimi acquisti che sicuramente ci saranno, voglio sottolineare, mi sono piaciuti assolutamente Koulibaly e Miciu. Possono essere due pedine molto importanti per il campionato del Napoli. L'arrivo del centrocampista nuovo che sembra quasi fatta per Kramer, come lo vedi? Beh, è un giocatore di assoluto spessore e quindi sarà utile sicuramente per il prossimo campionato. Poi, al di là di tutti i soloni del calcio, noi appunto tifosi alle volte siamo così, siamo dei soloni. Io ho fiducia in Benitez e quindi assolutamente ritengo che lui sa il fatto suo e quindi gestirà bene una rosa di tutto rispetto. Bene, arriverò allora dopo dai tifosi per chiedere ancora qualcosina per quanto riguarda i nuovi acquisti, ma ora mi siedo perché c'è una telefonata. Pronto? Il tifoso di prima doveva essere juventino, speriamo che non lo sia anche questo. Esatto, pronto? 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 Sì, pronto, buongiorno signora, da dove chiama, il suo nome? Io chiamo da Santa Anastasia. Sì. Napoli. Sì, mi dica signora. Volevo augurare a Napoli una buona stagione, tanti auguri. E per l'occasione volevo salutare il mio nipote che è dietro di voi. Sì. E lo volevo salutare, solo questo. Emanuele, dove, chiamo. Dove? Emanuele? Emanuele. Ma è in mezzo a noi? Sì, sì. Emanuele, dove sei? Ecco, vieni, vieni Emanuele, vieni, 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 adesso andiamo in diretta, glielo faccio vedere qui proprio live. Vieni, vieni Emanuele con questa bella casacca, facciamogli un applauso, vieni, vieni. Allora Emanuele, ti vuole salutare, vedi, ti ha chiamato apposta. Cosa gli dici qua dal ritiro del Napoli? Cosa gli dici? A parte Forza Napoli naturalmente. Come l'hai visto il ritiro? Ti piace la partitelle che hanno fatto, gli allenamenti? Molto, molto. Saluto. Un ottimo ritiro. Bene. Senti, qual è il giocatore che ti piace di più? Amsic. Sai che oggi è il suo compleanno? Sì, sì. Vuoi dirgli tanti auguri ad Amsic? Tanti auguri. Ma canta un po' un pezzettino della canzoncina. Tanti auguri a te, tanti auguri a me, tanti auguri a te. Bene. Signora, visto? Grande, grande. È innamoratissimo del Napoli. Bene, ma siamo contenti perché anche noi lo siamo. Allora okay, facciamo grazie, tanti auguri ad Amsic un'altra volta. Signora, grazie per averci chiamato. Grazie a lei, arrivederla. Grazie, allora andiamo ai messaggi. Andiamo ai messaggi, che ce ne sono anche qui tanti. Ciro da Portici ci dice si è bloccato. Si è bloccato. Allora, non chiamate su questo numero. Vai. Okay. Il capitano continuano a chiamare sul numero. Continuano, allora, a chiamare sul non numero. Rifiuta. Allora, un appello: non chiamate sul numero degli SMS, ma chiamate sul numero che vedete per la diretta. Quindi no sul numero degli SMS. Ma andiamo a vedere, ce ne sono altri? Certo, continuando con Ciro da Portici, ci dice che il capitano è la nostra bandiera, colui che con umiltà, sacrificio e coraggio ha saputo conquistare l'intera piazza partenopea. Bene, bene, giusto, giusto, giusto. Marco, aggiungiamo qualcosa? No, io quando viene messo in discussione Amsic veramente rabbrividisco, perché un giocatore del genere è indiscutibile, come diceva Alessandro, è un punto fermo di questo Napoli. Io credo sia il miglior giocatore nella rosa partenopea, il migliore in assoluto. Concordo. Continuiamo anche con Alessandro perché poi voglio sentire anche i tifosi su Amsic. Su Amsic, chi che vuole dire qualcosa su Amsic? Allora Alessandro, prego. Concordo assolutamente. Come ho detto prima, e come ha detto giustamente anche Marco, è il miglior
secondo me il miglior giocatore che ha a disposizione, un vero fuoriclasse. Sì. No, alzati pure in piedi. Non c'è assolutamente da discutere. Purtroppo qualcuno ha un po' esagerato sostenendo che dopo qualche prestazione opaca che effettivamente ha avuto, certo, è stato un anno difficile, e addirittura ipotizzavano una cessione che per me è veramente da qualcosa da evitare assolutamente. È un grande campione che soprattutto ha sposato un progetto, ha sposato un club e credo che una città assolutamente, e quindi credo che solo per questo sia da apprezzare, perché credo che un giocatore come Hamsik che sia un giocatore ambito veramente dai più grandi club europei. Sì, come ha detto anche Lombardo, il direttore della comunicazione del Napoli, è più napoletano dei napoletani. Assolutamente sì. Allora mi trovo qui con un tifoso del Napoli, naturalmente parleremo anche con lui di Hamsik, oggi è una giornata particolare, il compleanno del nostro capitano, ma cosa vogliamo dire sul ruolo di Hamsik quest'anno, cosa ci aspettiamo? Marek ci aspettiamo come al solito tanti gol. L'anno scorso ne ha fatti pochi perché ha avuto un brutto infortunio, speriamo che si sia ripreso. L'unica cosa che posso aggiungere a quello che ha detto il signore, che ha detto tutte cose precise, è che Marek ha un'intelligenza tattica fuori dal comune. Esatto, è vero, concordo. Andiamo anche qui dal signore che le siede vicino, allora vado di qua, si alzi pure, così almeno ci dice anche lei la sua su Hamsik. Allora, oggi compleanno di Hamsik, ma parliamo delle prospettive di questo giocatore, cosa ci aspettiamo da Hamsik quest'anno, a parte piena fiducia di Rafa Benitez nei suoi confronti? Lui è il leader in assoluto e ci aspettiamo che lui faccia il Maradona e che porta lo scudetto a Napoli, che sicuramente lui è la bandiera in questo momento. Certo, il fatto che Nicola Lombardo dice che Hamsik è più napoletano dei napoletani, concorda con questa frase? Cioè nel senso Hamsik sarà veramente l'elemento che trascinerà il Napoli in questo percorso? Sicuramente Hamsik è il leader, come ho detto prima, e ci trascinerà senza ombre di dubbio a vincere il tricolore. Meno male, allora andiamo pure da quest'altro signore, un applauso perché secondo me ha detto una cosa molto intelligente. Prego, si alzi pure. Allora Marek, argomento del giorno, anche perché è il compleanno del nostro capitano. Certo, ha fatto tanti auguri che ha fatto pure mia figlia. Volevo dire, deve essere meno timido, sì, e non deve venire meno ai grandi appuntamenti. Ecco, questo è un rimprovero, insomma. Rimprovero. Spesso ai grandi appuntamenti viene meno, però deve essere meno timido. Dicono Napoli, più malizia, per non dire la parolaccia. Più cazzimma si dice, l'ho detto io, ha visto? Ecco, allora. Ecco. Anche lei è più napoletana dei napoletani. Sta veramente, diventando. Concordo. Allora, andiamo al telefono, pronto? Allora, salve, sono Michele da Escolano. Sì, ciao Michele, dici. Senti, io volevo dire, dopo il campionato dell'anno scorso, sì, tra la Juventus prima, che comunque con l'assenza di Conte, la Roma che quest'anno c'ha la Champions, e Napoli con un Kramer, con un Hamsik in più e con un tridente da brivido, Insigne, Mertens, Higuain, possiamo dire la nostra in campionato. Un saluto a tutti e poi volevo dire Elena, ti amo, che il 10 settembre diventerà mia moglie. Mamma mia, che bella dichiarazione! Grazie, troppo. Allora, la nostra Elena è molto bella, infatti. Allora, sì, io concordo con quello che hai detto tu, e quindi poi adesso sentiremo Napoli competitivo quest'anno, un Napoli che veramente se la può giocare contro la Roma, contro la Juventus, perché comunque partiamo dal ripristino dei nostri giocatori, quindi su questo argomento volevo sentire anche la vostra opinione, quindi si parte dai nostri, poi gli altri che arriveranno sono dei valori aggiunti, vero Alessandro? Sì, assolutamente, il Napoli l'anno scorso ha fatto una campagna acquisti strepitosa. Sì. Ha venduto Cavani e ha comprato veramente dei giocatori eccezionali, alcuni probabilmente hanno dimostrato molto più di quello di cui si aspettava, è stato bravissimo Bigon, bravissimo Benitez che negli affari di mercato ci mette il naso e non poco,
che ha convinto personalmente questi giocatori a venire a Napoli. Dobbiamo sicuramente ripartiamo da una base solida, da esatto. un Napoli sicuramente più europeo rispetto al Napoli di Mazzarri. Certo, la Juve ha perso Antonio Conte, non è una perdita da poco, ma non dobbiamo dimenticare che comunque è una rosa molto competitiva. La Roma sì, alla Champions, però ha comunque una grande squadra. Dobbiamo fare quello che ha detto più volte Benitez: non dobbiamo puntare a vincere lo scudetto stracciando Juve e Roma, dobbiamo provare a stare lì nelle prime posizioni a portata della capolista o essendo la capolista fino all'ultima giornata, e nelle ultime giornate cercare di non venir meno come abbiamo fatto. E Marco, sei d'accordo? Sì, non solo noi ripartiamo da una base solida, solidissima, ma noi rispetto alla Roma siamo avvezzi a competere su tre fronti: scudetto, Coppa dei Campioni e Coppa Italia. La Roma no, la Roma è qualche annetto che insomma in Coppa dei Campioni non ci va e lotta quindi per un solo traguardo. Beh, quindi diciamo, voglio vedere i giallorossi. Ma diciamo che anche per quanto riguarda la Champions, ecco, la Roma non ha quella grande esperienza, cioè è adesso dopo tanti anni che riprova ad entrare in questo titolo, quindi secondo me deve un po' ingranare, secondo me questo tempo per ingranare non c'è. Però ha un grande allenatore. Un grande allenatore. Certo, Garcia non si può dire niente, un grande allenatore, è stata la rivelazione secondo me di questa Roma ed è stato proprio lui a tirare su questo organico. Andiamo al telefono perché abbiamo una chiamata. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Salve, complimenti per la trasmissione, sono Paolo da Santa Anastasia. Sì, Paolo. Volevo chiedere, riagganciandoci al discorso del giornalista Alessandro, se non era anche il caso di, dal punto di vista del mercato, di puntare ai giocatori anche un po' più, magari che hanno qualche esperienza più, in fine carriera potrebbe dare una mano, come ha fatto Maicon, con la Roma, con Maicon e altri, insomma. Grazie mille. Grazie, allora Alessandro. Credo di no. No, sostanzialmente perché anche l'età fa parte di quei canoni richiesti da Benitez. Benitez preferisce giocatori giovani non solo perché più freschi o comunque magari di prospettiva e che magari possono costare anche poco, ma soprattutto perché sono delle persone che diciamo non ancora cresciute tatticamente. Lui preferisce prendere ragazzi giovani che vogliono imparare, che vogliono che possono inserirsi subito nel suo modulo e nel suo modo di vedere il calcio. Ok, allora prima di andare avanti con questa discussione volevo proporvi un filmato, cioè i 10 gol più belli che ha fatto il Napoli quest'anno. Poi andremo a commentare un attimino tra i tifosi se concordano con questi gol. Ma adesso facciamo andare il filmato e ce li godiamo tutti, uno più bello dell'altro. Via, andiamo. Adesso. Yeah.
belli belli, un applauso ai gol dei nostri azzurri. Allora, gol bellissimi, diciamo gol anche d'autore. Io sono rimasta molto impressionata dal gol da fuori area di Hiller, poi dedicato naturalmente a Carmelo Imbriani. È stato un gol veramente fantastico, ma soprattutto il gol di Enrique, quel gol defilato alla Van Basten, vero Marco? Bellissimo, Enrique, io sono d'accordo con te. I gol di Hiller e di Enrique secondo me sono stati i più belli in assoluto. E proprio a proposito di Enrique, voglio dire, questo è un altro acquisto di gennaio che insomma molti hanno sottovalutato, ma è un fior di giocatore. Ma anche perché abbiamo visto che Enrique ha fatto anche bene molto sulla destra, quindi con un maggio poco grintoso, poco attivo, Enrique veramente ha preso bene in mano la situazione, vero Alessandro? Sì, sicuramente è un gol spettacolare. Se ne fanno penso uno in carriera, chi ha la fortuna, sì, 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 chi ha la fortuna di farlo. 10 gol splendidi, ma sono splendidi perché c'è un'ampia scelta. Benitez, sì, lo ha ripetuto, abbiamo fatto in una stagione 104 gol. Abbiamo un attacco veramente gol. È record storico, sì, del club, e quindi voglio dire, se si migliora un tantino in difesa, magari con l'aiuto di qualche bel centrocampista, certo, che facciamo, si può andare allora lontano. Una telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Michele da Santa Anastasia. Sì, ciao Michele, dici. Ciao, senti, innanzitutto volevo farti i complimenti perché con la tua bellezza rappresenti quelli che siamo noi tifosi del Napoli, città e squadra. Grazie, un bacio. E che ci difendi sempre lì al nord a 7 gol. Grazie. Quindi grazie. Questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa riguarda la società. Cioè, volevo dire a quella parte dei tifosi che criticano il presidente, se il presidente non avrebbe avuto il cuore, il sangue napoletano nel prelevare quella squadra che non aveva né palloni né campo, non aveva niente, oggi noi dove stavamo? Oggi noi dove stavamo? Quindi fate lavorare il presidente, fate lavorare Benitez, che l'anno scorso ha preso Callejón, che tutti quanti dicevano che era lo scarto del Real Madrid, ha preso Mertens, che nessuno sapeva chi era, quest'anno si sono rilevati quelli che sono. Questi qua, più a qualche altro calciatore che entrerà a far parte delle idee di Benitez, vedremo un grande Napoli, perché non c'è bisogno del nome, ma c'è bisogno del calciatore che Benitez ha bisogno in questo contesto di squadra, più con questi calciatori che ci abbiamo. E arriveremo lontani e vinceremo quella cosa che da napoletano scaramantico non voglio dire. Bravo. Ma questo è l'anno buono. Bene, okay. Grazie, allora ritorneremo. Un bacio e ci fate sentire Napoli nel cuore. Allora ritorneremo su questo discorso subito dopo la pubblicità, perché come sapete i nostri sponsor, prima di tutto, sponsor pubblicità.
Sfogliatella Bar Pasticceria, con produzione propria, nasce 20 anni fa come export online di prodotti di pasticceria tipici napoletani nella zona del quartiere Vasto, Piazza Nazionale. Negli anni a Sfogliatella Bar Pasticceria si evolve e si stabilisce come attività via nazionale, producendo nei propri laboratori dal dolce al salato. Buffet per feste, ultimo arrivato il catering, che con la nuova apertura si allarga come nuova attività legata all'alta gastronomia, friggitoria e pizza alla pala, con nuove professionalità e prodotti ad alta digeribilità, come la pizza stessa, con lievitazione dalle 48 alle 72 ore. Un mondo di gusto e bontà, col nome di Sfogliatella Pasticci e Fornelli. Se credi di avere la fortuna dalla tua parte, prova a vincere con le scommesse. I punti SNAI in Campania sono pronti a farti giocare. I punti SNAI non sono agenzie di scommesse, ma punti di aggregazione sociale dotati di tutti i comfort e con apparecchiature all'avanguardia. La tecnologia più raffinata e sorprendente per vincere a tutto campo. La chance di diventare protagonista sotto rete negli esclusivi e funzionali ambienti di sale slot e aree per scommesse sportive sui più importanti campionati di calcio nel mondo, le corse in programma per l'ippica nazionale e internazionale. Le gare di moto, i gran premi automobilistici, i rally e le competizioni speciali fra quattro ruote, i vibranti match di basket e tennis, le magie del tavolo verde tra bingo, poker, casinò e altre infinite, avvincenti sfide sportive. In più potrai puntare sul totocalcio, le slot machine, utilizzare i terminali self-service per le scommesse online. Sugli schermi potrai seguire gli eventi sportivi alle dirette TV con gli ippodromi, i campi, le piste, i circuiti e gli stadi di tutto il mondo. Punti SNAI in Campania, dove la scommessa è tutta da vincere. Amore, hai saputo che hanno ripreso il collegamento veloce tra Pescara e la Croazia? Certo! La SNAV, a partire dal 19 luglio, effettuerà partenze DAI per Kvar e Spalato in Croazia. E ci sono convenientissime offerte straordinarie. A partire da 69 euro tutto incluso a passeggero, con auto o moto al seguito. SNAV, ho tanta voglia di Croazia! Info e prenotazioni nella tua agenzia di viaggi o su snav.it. Non perdere questa occasione. Le tariffe agevolate sono fino a disponibilità posti assegnati. Dall'8 al 10 agosto torna a Cancello Arnone l'attesissima Festa della Mozzarella, la manifestazione giunta alla 37esima edizione che esalta i sapori della vera diva della gastronomia italiana, io, la mozzarella di bufala campana DOP. Venite a festeggiarmi a Cancello Arnone, siete tutti invitati agli spettacoli gratuiti di Parafunky, Samuel Hawkins e Made in Sud. E il 10 poi, gran finale con Gigi D'Alessio e Fuochi d'Artificio. Come l'abbiamo voluta soprannominare noi in onore del tifoso che è venuto a mancare, e quindi adesso mi trovo con due tifosi. Allora, sulla mia sinistra c'è il signor Stefano. Da dove vieni? Da Ercolano. Allora, Stefano, prima il signore che ci ha chiamato non ha detto una cosa poi così tanto scorretta, ha detto che all'inizio sui giocatori Mertens e Caleion nessuno ci credeva, insomma, invece si sono dimostrati poi fondamentali a questo Napoli. Cosa vogliamo aggiungere? Niente, che in pratica Benitez è stato lungimirante, nel senso che ha fatto arrivare questi due giocatori che non erano top, cioè tra parentesi top player, sì. Ma invece in pratica cosa succede? Pagando meno soldi rispetto a un top player, poi in effetti si sono verificati i veri e propri top player. Certo, perché poi hanno fatto i top player in campo.
per cui diciamo che tutti i tifosi napoletani, cosa è successo? Hanno avuto, cioè hanno a tuttora molta fiducia proprio per questa motivo. Silenzio, scusate, stiamo facendo la trasmissione, silenzio, grazie. Questo è perché hanno, in questo momento tutti i tifosi napoletani hanno molta fiducia in Benitez, proprio perché ha la capacità di diciamo indovinare dei giocatori che poi risultano essere molto validi e quindi acquisire anche la società diciamo un potere di carattere economico. Kramer è indovinato secondo lei? Secondo me sì, perché rispecchia un po' le caratteristiche del, che il presidente ritiene che debbano essere diciamo giovani, quindi avere dei giocatori che in prospettiva diciamo aumentano il loro bagaglio il bagaglio proprio di, in termini economici, quindi aumenta il prezzo e quindi per lui va bene. Bene, perfetto, invece con la signora sì. Perde 4-0 col Manchester a Milano, ecco. Un bel applauso. Bene, forza. Bene, siamo contenti che il Milan perde. Signora, è contenta che il Milan perde? Sì. Bene, parliamo di Benitez con lei, perché mi ha detto che è un personaggio simpatico, che le piace. Sì, a me tanto piace, poi è bravo. Bene, e questo ritiro come l'ha visto? Quale clima si respira qui a Di Maro? È un bel clima, diciamo... Bene, festivo, no? Sì, sì, sì. Diamo fiducia allora a Benitez. Ok, perfetto. Grazie, grazie. Allora andiamo al telefono. Pronto? Ciao ragazzi, sono Michele D'Ercolano. Sì. Senti, ti volevo dire solo una cosa. Il nostro vero top player è il nostro allenatore Rafa Benitez. Certo. E non ci dimentichiamo, dopo gli acquisti indovinati di Edigue, di Gullam. Poi non ci dimentichiamo un certo Maccio, Zuniga e questo Kramer che ora arriva e il Napoli vincerà lo scudetto. Comunque un saluto a Peppo Barbiero dalla quarta traversa. Ciao ragazzi. Ciao ciao, grazie, grazie. Allora, due messaggi e dopo Pandev, dopo ci dedichiamo a Pandev. Allora, due messaggi, Elena. Forza Napoli, vorrei dire a chi non ti fa Napoli di non essere invidiosi e di guardarsi un bel telefilm mentre noi ci godiamo tramite Teleluna il ritiro del Napoli. Bravo, grazie, bravo, grazie. Bravo. Un altro, veloce, un altro. Stanno continuando a chiamare, Marica, ti chiedo due secondi. Sì. Oggi un sacco... Ricordiamo, non chiamate sul numero degli SMS. Tra poco ve lo dico in cinese, così almeno magari capiamo. Elena, un altro nostro tifosissimo, Ciro, augura tantissimi auguri a Amsic. Bene, e allora da Amsic a Pandev, da un campione all'altro, quindi adesso guardiamoci subito i gol di Pandev, che è stato sempre quel giocatore che quando è entrato qualcosa ha fatto in campo, ma guardiamocelo. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, you make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat. With me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, you can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Oh, 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 yeah. Yeah.
31. Allora auguri anche a Pandev Pandemonio. Bravo. Ricordiamo 31 anni, Pandev. 31 anni, pronto? Pronto, buonasera, Maica. Buonasera, da dove chiama e il suo nome? Chiamo da Sant'Anna e mi chiamo Peppe Panzerotti. Sì, allora dici tutto. E voglio dire una cosa, a Pandev ci abbiamo un po' dimenticato. Stasera abbiamo messo in mostra che è un grande campione. Sì. E io ho tanta fiducia del Napoli perché Benitez e Davanti stanno facendo un grande lavoro. Perché ci lamentiamo tanto che il Napoli non è dato play? Il Napoli per me è più forte della Roma, ma che cosa ha fatto questa Roma fino adesso? Non lo so. Noi abbiamo fatto la Champions e la Coppa Italia. Perché parliamo male del Napoli? Scusa. È vero. E voglio dire una cosa, tanti sottolineiamo che siamo usciti a testa alta dalla Champions, a testa altissima, 12 punti. Sì, e la Juve a 6 punti lo qualificare la Juve. È vero. Allora. Noi abbiamo fatto un grande campionato, io sono contento, cioè, sono 52 anni che io senza del Napoli non posso fare niente, non vivo senza del Napoli. Ok, grazie, andiamo dai tifosi, allora. No, in piedi perché ti devono vedere. Allora siamo qui con. Ciao, buonasera a tutti, sono Stefano. Pandev, oggi è il suo compleanno, abbiamo visto i suoi gol, abbiamo visto un giocatore che è stato, ahimè, un po' accantonato, ma il motivo, secondo te, e quale ruolo troverà quest'anno Pandev nel caso che rimanga a Napoli? Allora, prima di tutto io spero resti a Napoli, perché i campionati, le coppe si vincono con gente come Goran anche in panchina, che ha fatto la panchina da quando è arrivato qua, sempre in silenzio, sempre tranquillo, sempre professionista, tutte le volte si è fatto sempre trovare pronto. Certo, magari non ha il minutaggio che tutti possono pretendere, ma uno è uno che fa correre il pallone più che correre lui. In genere si dice che chi sa far correre il pallone correre di meno, e Goran fa correre la palla. Cioè, penso che occorre gente come lui, come magari lo stesso Berami, anche se è difficile ricucire questa storia, questo rapporto con Balon, però occorre gente di questo calibro anche in panchina per poter fare bene, perché il campionato scorso, e qua c'è chi lo segue come lui, come te, come tanti altri, tutte le trasmissioni, tutti gli opinionisti più o meno dicevano sempre che quello che mancava al Napoli era un po' l'esperienza, era un po' qualcuno per alzare l'asticella. Già ci siamo privati quasi sicuramente di Reina, che era uomo spogliatoio, che è arrivato, che è un leader, è uno che a fine campionato comunque ti porta 5-6 punti. Rafael è un portiere di prospettiva, sicuramente è un grande portiere, lo diventerà magari anche più di Reina, ma non è ancora Reina. Se vuoi andare a vincere già all'inizio di quest'anno, si è sempre parlato di prendere giocatori pronti, e quindi di prendere giocatori pronti che alzino l'asticella per fare quel mitico salto di qualità, e uno come Pandev non lo darei mai via. Ok, da un'asticella all'altra passiamo qui. Pandev, oggi è il suo compleanno, 31 anni, cosa pensi? Penso, buonasera a tutti, tanti auguri appunto a Pandev e pure a Amsic, sì, Amsic. 27. Io dico che giocatori seri come Pandev ce ne sono pochi al mondo, e per me io non lo venderei mai e poi mai, perché ha dimostrato sempre di amare questa maglia e ha dimostrato in mezzo al campo sempre l'impegno, ed è una persona seria, e mi ricordo ancora le lacrime di Pechino che non ci poteva pensare, e allora per me è uno di noi, secondo me non dovrebbe stare a Napoli fino a fine carriera, secondo me. Poi volevo fare una cosa importante per dire a tutti i tifosi: forse ci siamo riusciti a fare una conferenza con il presidente domani sera solo noi tifosi, così ci divertiremo, lo stuzzicheremo, lo motiveremo. Domande giuste per sapere questo Napoli se veramente è pronto per lo scudetto, vero Mauro? Esatto, pronto per lo scudetto, ma poi per spronarlo e capire effettivamente lui cosa vuole fare con questo Napoli, perché ormai siamo sempre al secondo, terzo, quarto posto. Noi ci siamo. Vogliamo vincere, Mauro, diciamocelo, stringiamo, vogliamo vincere. Tu vuoi vincere? Io dobbiamo vincere, dobbiamo. È diverso, dobbiamo vincere. Ok. Allora, passiamo anche qua dietro. Allora, tifosissimo piccolino del Napoli, alzati in piedi, come ti chiami? Yakim, allora, sai che oggi è il compleanno di Pandev? Sì. E anche di Marek? Sì. Gli facciamo gli auguri? Sì. Cantiamo tanti auguri, dai. Tanti auguri a te.
tanti auguri a te. Speriamo che arrivino questi auguri al capitano, vero? Chi vuoi salutare? Un applauso al bambino. Che bravissimo, bravo. Cioè, chi vuoi salutare? Chi vuoi salutare? La mamma? La nonna? Sì. Come si chiama tua nonna? Rosanna. Rosanna, salutiamo la nonna Rosanna. Il papà, il papà, il papà. Pande, Pande, ti piace Pande? Ecco, allora, ti piace Pandev? Oggi è il suo compleanno, è 31 anni. Ma giusto perché è il suo compleanno, guarda, faccio i migliori auguri e basta. Basta, però non ti piace Pandev? Mi piace. Vabbè, ognuno c'ha le sue. È troppo vecchio secondo te? Eh sì, lo dovevamo comprare perché il Napoli deve vincere. E Miciu, Miciu invece? Miciu... Miagola? Miagola, Miagola, bravo, bravo Miciu, bravo Miciu. Ecco, bravo. No, Marek e Marek. Marek, allora fai gli auguri a Marek, dai. Auguri Marek! Grande, allora un applauso anche... a questo signore che ha fatto gli auguri a Marek. Andiamo qua, il signore col cagnolino morde? Non lo so, vediamo. Speriamo che no. Allora, oggi ci sono due compleanni importanti, il capitano e Pandev. Cosa vogliamo dire su questi due giocatori? Cosa pensi? Sono due campioni, c'è poco da fare. Sono calciatori che comunque fanno la differenza, in questo Napoli ne abbiamo pochi che fanno la differenza. Quindi vendere Pandev secondo me è un delitto, perché i calciatori di esperienza, di carisma come lui, che entrano a partita in corsa e ti cambiano una gara, ce ne sono pochi. Quindi io ci penserei 10 volte prima di vendere. Ok, allora andiamo in messaggio, andiamo in messaggi, Elena. Un messaggio per il presidente. Presidente, prendi Company in difesa e Mascherano a centrocampo e vinciamo lo scudetto. Un saluto, Pasquale da Barra. Ok, un altro. Un altro, grazie a voi non mi fate sentire solo qui in servizio da Napoli. Forza Napoli, siete bravissimi. Bene, allora Marco, aggiungiamo qualcosa sul discorso Pandev, perché a me sembra che ci sono tifosi che sono a favore di Pandev e tifosi invece che sono contro. Quali sono le motivazioni, Maria, per una o l'altra scelta? Io voglio dire una cosa, allora, i giocatori del Napoli dopo un po' di tempo, soprattutto quando sono seri come Pandev, diventano quasi persone di famiglia, se ne vanno uno si commuove, si addolora. Io per Pandev provo questa sensazione, cioè mi dispiace il fatto che probabilmente potrebbe andare via, forse più per scelta sua, poi non lo so Alessandro come la pensa, che per scelta della società, probabilmente vuole più spazio. Allora Alessandro. Sì, credo che sia per entrambe le motivazioni, troverebbe molto meno spazio anche perché è arrivato Miciu, Miciu è considerato un vice Hamsik, non un vice Higuain. E Pandev paradossalmente, perché Pandev è stato per tantissimi anni un grandissimo attaccante, con il Napoli ha dato molto di più quasi come trequartista in fase di rifinitura che come centravanti, e anche per questo Benitez l'anno scorso lo considerava più come vice Hamsik che come vice Higuain, quindi di conseguenza avrà a disposizione meno minuti rispetto a già i pochi di quelli che erano l'anno scorso, quindi penso che sia forse conveniente per entrambi che qui le strade si dividano e probabilmente si lavora in quel senso, anche se non si dovesse trovare una soluzione in quel senso e Pandev dovesse restare al Napoli, è comunque un valore aggiunto e una, oltre che una persona, cioè, può dare una grande mano. Allora, sicuramente. Allora adesso c'è un altro argomento, la partita contro il Calloni, la partita del Napoli che si svolgerà domani, no, giusto alle ore 17:30, visibile su Sky e su Mediaset Premium al titolo gratuito, o sbaglio? Giusto, Marco, giusto, approfondiamo per gli questa cosa che è importante, a titolo gratuito per gli abbonati a titolo gratuito. Sì, poi naturalmente anche noi di TV Luna insomma saremo anche pronti a dirvi il risultato, i vari gol, sbaglio? Prima sicuramente faremo un collegamento dallo stadio, nel prepartita e nel pregara vi faremo vivere le emozioni che vivranno i tifosi e poi naturalmente dopo, nella seconda parte, dopo la partita vedrete gli highlights. Allora, telefonata, pronto? Salve, buonasera, sono Ciro d'Ercolano. Ciao Ciro. Salve, volevo fare i complimenti a te e a tutta la trasmissione. Grazie. Niente, che dire, io credo che bisogna avere fiducia in questa squadra.
però penso altrettanto che bisognerebbe fare qualche acquisto mirato, soprattutto in difesa, perché un giocatore come Koulibaly è difficile ad adattarsi al campionato italiano al primo anno. Beh, però ti stoppo subito, perché qui da Di Maro abbiamo visto gli allenamenti, abbiamo visto le partitelle, abbiamo visto la partita contro il Prealpi Salò, sì, e abbiamo visto un Koulibaly in splendida forma. E poi anche perché le competizioni sono tante, quindi bisogna lottare su tanti fronti, capito? Beh, ma abbiamo Albiol, abbiamo Fernandez, insomma, a me sembra che questo Napoli si sia molto rinforzato con questo giocatore. Grazie Ciro. Marco, volevo fare dei saluti, Marco. Sì, 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 saluta pure. Volevo salutare Alfonso, Lisa con i suoi figli che sono là di Maro dietro di te. Saluti, chi è che c'è? Ah, loro, vieni, venite che così almeno li salutiamo in diretta. Allora, se stai un minuto ancora in linea, eccolo qua, sì, saluta pure. Qua. Ciao, ragazzi. Eccolo zio. Zio. Ciao Franci. Forza ciao. Napoli, Franci, sempre. Sì, ciao. Sempre. Forza Napoli. Ecco, allora, prima ciao. I bambini, poi ci sono anche gli altri. Ecco, c'è la signora, inquadriamola. Ciao. Signora, si alzi, così me non la può vedere. Ecco, perfetto. E il ciao. Papà. Eccolo qua. Ciao. Perfetto, grazie anche Ciro. Ciao, allora ritorniamo all'argomento Koulibaly, perché il nostro telespettatore ci dice che non basta, ma io invece ti dico che forse basta, associato anche a Fernandez, ad Albiol. Ecco, vediamo un attimino questo argomento, Marco. Io credo che il Napoli abbia bisogno di centrocampisti che facciano, in grado di fare maggior filtro rispetto alla difesa, più che dei difensori. Io credo che sul fronte difensore il Napoli sia abbastanza coperto, non so tu Alessandro che cosa pensi. Sì, sì, no, penso che sì, adesso è opportuno agire a centrocampo, cercare di non far cogliere la difesa impreparata. Abbiamo sofferto molte volte in contropiede e siamo andati parecchie volte in difficoltà. Quindi per quanto riguarda Koulibaly mi ha stupito sinceramente, io non lo conoscevo bene. L'ho seguito qui a Di Maro, veramente di un strapotere fisico eccezionale, grande senso della posizione e soprattutto buoni piedi. Io penso che faccia anche un po' il reparto da solo, ha fatto tante volte il reparto da solo anche nelle varie partitelle che abbiamo visto, un giocatore fisico, possente, un giocatore che comunque è capace di strappare, tra virgolette, il pallone dai piedi dell'avversario. Questo potrebbe essere una cosa importante, anche se in previsione di un probabile allontanamento di Berami, vero Alessandro? Sì, ovviamente Berami, dopo anche quello che è successo oggi, potrebbe soffrire di quel malumore di chi è in dubbio, di chi si sta giocando il posto per la prossima stagione. Anche per questo ormai si è creato un giallo della partenza di Bigon per la Germania. Si sa ormai da tempo che una squadra della Bundesliga è interessata. Allora andiamo al telefono, un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto? Pronto, ciao, sono... Pronto? Pronto, sì, sei in diretta. Ciao, sono Roberto da Napoli. Ciao Roberto, dici tutto. Ciao, solo per dirti che sono rientrato stamattina da Di Maro con mio figlio Matteo. Sì. Siamo stati benissimo, sì. Con voi tutti. Un saluto a tutti i tifosi là che sono con te. Sì, salutiamo anche noi. Un bacio a mio figlio Matteo. Salutiamo Matteo, ma è qui? No, è rientrato con me. Ah, è rientrato. Sì, siamo rientrati stamattina da Di Maro. Come hai vissuto il ritiro con noi di TV Luna? Benissimo, insieme a voi siamo stati benissimo. Hai avuto modo di parlare con noi attraverso i nostri microfoni? No, purtroppo no, lo faccio adesso, faccio gli auguri sia a Mare che a Pande. E saluto tutti i tifosi che sono lì con te adesso con il mio grido quando segna la nostra squadra del cuore. Allora noi ti salutiamo anche qui con un bel Forza Napoli, ragazzi, facciamo sentire al nostro tifoso il calore ancora che c'è qua a Di Maro. Ecco, allora ti saluto. Allora Marco, ci seguono veramente in tanti, penso che siamo quasi alla conclusione di questo ritiro. Sì, ci seguono in tanti, il ritiro è andato benissimo, ci restano da vivere gli ultimi due giorni, però ci sono ancora tante cose
da fare, tante cose belle da fare. Domani poi c'è la messa del cardinale, c'è la partita. A proposito di partita, Marica, mi è venuta voglia di vedere qualche un servizio sulla presentazione della partita. Sì, allora vediamoci pure un servizio, è vero Marco? Guardiamocelo. Tutto pronto per la seconda amichevole degli azzurri in programma nel ritiro di Di Maro in Trentino dopo il Feral Pisalò affrontato dalla squadra di Benitez il 21 luglio scorso e battuto 2-0 grazie alle reti di Amsic nel primo tempo e del giovane Dumitru nella ripresa. Nello stadio comunale alle falde delle Dolomiti partenopei sfideranno i greci del Calloni, piccolo club con sede a Lesbo fondato nel 1994, reduce da una discreta stagione che lo ha visto totalizzare 41 punti frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 19 sconfitte e conquistare la salvezza chiudendo al 12° posto in classifica. Avversario di modesta caratura dunque quello che dovrebbe fare da sparring partner al Napoli, giunto ormai quasi al termine del summer training nella Val di Sole, ma per Benitez rappresenta comunque una buona opportunità per testare la preparazione svolta dai giocatori a Di Maro. Ancora tutta da decidere naturalmente la formazione titolare che il tecnico spagnolo chiamerà in causa contro il Calloni. Come in occasione della prima amichevole contro il Feral Pisalò, le scelte dell'allenatore spagnolo dovrebbero inizialmente ricadere sugli uomini con più benzina nelle gambe, ma sicuramente nell'arco dei 90 minuti ci sarà spazio per quasi tutti i componenti della rosa, che da una ventina di giorni lavorano duramente al fine di presentarsi tirati al lucido per i preliminari di Champions League in agenda dopo Ferragosto. Allora, oltre un applauso, oltre a Pandev e ad Amsic, abbiamo qui il papà di un nostro tifoso che compie gli anni. Adesso gli farai gli auguri in diretta. Faccio gli auguri a papà, tanti auguri, che tra l'altro è un grandissimo tifoso del Napoli. Auguri papà. Auguri anche al papà. Come si chiama il papà? Rosario. Forza Napoli. Allora, Elena, due messaggi al volo perché dopo dobbiamo mandare l'inno, un inno importantissimo. Due messaggi. Emanuele ci augura buonasera da Sant'Antimo. Complimenti per la trasmissione al Napoli e al Napoli per i suoi acquisti. Sono sicuro che il Napoli farà un'ottima stagione. Forza Napoli. Bene, un altro, andiamo avanti. Buonasera da Emanuele, sempre da Sant'Attimo, che ci augura buona fortuna al Napoli. E poi c'è una domanda, è vero che è fatta per il centrocampista tedesco Kramer? Da Luigi, da Torre del Greco. È fatta, sembra fatta, siamo fatta. Vicini. Sarebbe fatta. Alessandro, è fatta? Non si esprime. Non posso dare l'ufficialità. Non diamo l'ufficialità perché non c'è, solo quando arriva il Twitter. Infatti aspettiamo. Ah, col Twitter di De Laurentiis siamo a posto. C'è l'ufficialità. Allora, perché? Un altro messaggio, Elena. Allora, Nicola da Saviano, ci stanno chiamando, Marica. Ci chiamano sempre, non chiamate su quel numero. Non chiamate su questo numero, lo diciamo dall'inizio questa del ritiro. Questa povera Elena, la state facendo impazzire. Allora... Vai Elena. Siete tutti bravi, vi seguo dalla prima diretta. Le emozioni che ci fate vivere sono tante e tali che rimane difficile descriverle. Allora, una telefonata, poi andiamo con l'inno. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Chiamo da Sant'Antimo. Mi chiamo Antimo. Antimo, dici tutto. Niente, vorrei fare una preghiera al Presidente. Quando vinciamo questo benedetto scudetto, che non ce la faccio più a sopportare questi Guarda, ti giuro che non ce la facciamo più neanche noi. Noi vogliamo veramente arrivare allo scudetto, ma quest'anno ci sono tutti i presupposti. Quindi abbi fede, ma soprattutto abbi fede in Benitez, che non è uno stupido. Guarda, grazie. Scusa. Sì. Io non sono un tifoso del Napoli, sono un malato, diverso. Hai capito? È malato, dice Mari, che è malato del Napoli, dice. Siamo malati un po' tutti, specialmente qua di Maro, la tensione, la temperatura penso che sia salita tanto, soprattutto dopo le conferenze di De Laurentiis e soprattutto dopo aver visto gli allenamenti che ci fanno sperare bene. Ma adesso chiudiamo i telefoni perché abbiamo l'inno. Allora, l'inno Maradona, chiediamo alla regia se ce lo mandano e voglio il calore di tutto il pubblico di Di Maro perché si mette in gioco veramente un grandissimo campione che ha fatto la storia del calcio. Prego!
Son venuto da lontano, qui è casa mia. Già te conoscevo Napoli, seconda mamma mia. Grazie di chiamare mio figlio, adesso che ti sto vicino. Grazie per tutto il bene che mi vuoi. Io sognavo sempre Napoli, ma non ti ero vicino. Tu hai sempre avuto un posto qui nel cuore mio. Quando mi hai chiamato per curarti le ferite, un guerriero hai trovato per combattere. Tutti insieme vogliamo ringraziare. Fratelli, son commosso come voi, io dicendo grazie a tutti, vi regalo un posto al sole. Tu sconnesso sognatore, che da sempre sai lottare, e i tuoi grandi sacrifici sono d'esempio a tutti noi. Tutti insieme. Pubblico, sei unico in Italia, anche se non vinci sempre, sei pronto a perdonare, nei tuoi occhi vedo il sole, io vi porterò nel cuore, sei la favola più bella che io racconterò. Tutti insieme. Tifosi si sono infiammati, questo naturalmente è un inno anche dedicato a Diego Armando Maradona, l'abbiamo visto in tanti servizi, ma questa ci è sembrata la canzone più giusta anche per salutarvi, per ringraziarvi di questa, della vostra attenzione, insomma di essere sempre su TV Luna, ricordiamo la TV più azzurra che c'è e la TV soprattutto fatta per voi tifosi che ci seguite e amate il Napoli. Io saluto Marrazzo Alessandro,
di Calcio Napoli 24. Un saluto, grazie per essere stato con noi. Salutiamo Marco Di Bello, che è l'autore di tutti i servizi che voi vedete, delle musiche e di tutto quello che noi trasmettiamo. Io vi ringrazio. Marco. Vi ringrazio e dedico questa vostra dedica a Marica, che è stata bravissima. Grazie. Grazie, poi salutiamo Elena, la mia valletta che ho portato qui volutamente per leggere tutti i vostri messaggi. Grazie, bellissima. Noi ci ritroviamo domani mattina, vi ricordo, dalle 10 sul 114 del satellite, quindi del digitale terrestre, poi da mezzogiorno e mezza sul 14, sempre sul digitale, e pomeriggio sul 114. Poi la sera ancora grande e penso ultima diretta di questo ritiro. Io vi saluto, vi mando un bacio, Marica Fruscio e tutti i tifosi qua che animano questa piazza Cirisposito. Ci vediamo domani e forza Napoli! Grazie. Questo programma è stato offerto da